colleghi come me stiamo male. Questa per noi è una sofferenza, perché comunque noi abbiamo una realtà qua dentro, io ho una realtà di 34 anni, questa è la mia vita, è stata ed è la mia famiglia, io qua dentro ho anche un figlio con un mio ex responsabile, quindi per me questa è la mia vita, io difendo il mio lavoro, il mio posto. Io lavoro qua da 23 anni, ho passato il terremoto, sono stati passati momenti di crisi, di altre crisi abbastanza profonde, abbiamo subito un concordato preventivo di fallimento, quindi momenti molto grigi ce ne sono stati, però sempre con la volontà di andare avanti, anche da parte dell'azienda, sempre condivisi con i sindacati, con l'RSU in vigore in quel momento, quindi non è mai stata un'azione così al buio ed è la cosa che sta lasciando tutti molto, molto perplessi. Addirittura noi veniamo da un anno che abbiamo lavorato bene, addirittura abbiamo fatto anche i straordinari nella nostra azienda, per questo siamo rimasti veramente un po' colpiti e qua il morale dei lavoratori è veramente per terra. Per noi è stata una doccia fredda, uno shock, perché ci aspettavamo di incontrare l'azienda in queste settimane per prorogare la cassa integrazione e in realtà ci siamo trovati con una, non dico una dichiarazione perché formalmente non hanno ancora inviato l'apertura, ma con l'annunciazione di 72 esuberi. Quindi ovviamente noi abbiamo respinto questa dichiarazione dell'azienda, abbiamo detto che bisognava attivare i contratti di solidarietà o con gli ammortizzatori sociali sufficienti per gestire il processo, ovviamente a condizione anche che l'azienda ritiri i licenziamenti, non si può fare una trattativa con eventualmente l'annuncio di 72 licenziamenti. Il tavolo regionale speriamo di ottenere almeno la copertura di tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislatura per questi lavoratori, per poi provare di fare in modo di capire anche nel dettaglio quali sono le motivazioni vere che hanno portato questa azienda a prendere questi tipi di decisioni. Calo di lavoro, mancanza di commesse e ovvio tutta questa crisi che ai nostro paese, soprattutto il mondo dei motori, insomma. L'azienda l'unica cosa che ci ha detto, oltre il numero di 72 esuberi, è il fatto che interesseranno tutti quanti, dagli uffici alla direzione, a arrivare agli operai, quindi siamo tutti uniti, siamo veramente tutti quanti presenti e in attesa di queste informazioni da parte dell'azienda sul perché sta facendo quest'opera, insomma, di dichiarazione di esuberi così di punto in bianco. Insieme ai lavoratori si è deciso di iniziare la mobilitazione e giorno per giorno decidiamo cosa fare il giorno dopo. Di fatto stiamo facendo una mobilitazione che così è quasi ad oltranza da lunedì. Poi adesso vedremo nelle prossime ore, perché ovviamente noi abbiamo subito richiesto il tavolo regionale, quindi stiamo aspettando la commutazione da parte delle regioni per portare in regione la situazione Tecopress, anche perché Tecopress è un'azienda che dopo nel post terremoto è stata molto aiutata dalla regione, quindi noi su questo stiamo dicendo che anche dovrebbe avere una responsabilità sociale rispetto verso i propri dipendenti, ma anche al territorio in genere, più elevata di quello che le imprese devono comunque sempre avere. Stamattina i sindaci del territorio tutti si sono presentati qua, sia quelle delle Terre del Reno che quello di Cento e addirittura quello dell'altra provincia, quello di Pieve. Quindi la vicinanza c'è. Credo che informalmente stiano provando di vedere di spostare un attimino l'asticella della situazione. Noi siamo qui finché servirà, non per litigare o per discutere, no, noi vorremmo solo il nostro posto di lavoro. E se c'è bisogno, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, noi per l'azienda, noi ci siamo sempre prestati a tutto. Quando c'è stato bisogno, noi siamo stati qua, abbiamo tirato sulle macerie. Quando c'è stata la grandinata in agosto, io ero a casa, sono stata richiamata. Noi siamo sempre stati qua. Perché questa comunque fa parte della nostra vita, non è solo il nostro lavoro. Poi è ovvio, ognuno ha le sue realtà, ognuno ha i suoi modi di pensare, ma questo per noi è vita.